sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. Alla scadenza dei termini, due le candidature che aspirano alla presidenza dell'ente idrico interprovinciale Irpinia-Sannio. Nota quella di Giovanni Colucci, commissario ato uscente, sostenuto da PD di Avellino e Benevento e da NCD. Meno nota e destinata a provocare scontri, in quanto certifica l'assenza di larghe intese, è la candidatura sostenuta da Mastelliani, Demitiani e Forza Italia, che indicano l'alternativa in Giuseppe Ricci, giovane vice sindaco di San Giorgio del Sannio. Si vota lunedì a scrutinio segreto in provincia. L'assemblea è composta da 30 delegati, 16 democratici, 14 rappresentanti delle minoranze di centrodestra. Una partita sul filo del rasoio. Assenze, schede bianche o franchi tiratori potrebbero riservare sorprese nella proclamazione rispetto agli equilibri di partenza che vedono il centro-sinistra avanti. Dopo ASI e ATO Rifiuti, per citare qualche esempio di servizi gestiti in maniera condivisa, sull'acqua sarà battaglia tra partiti senza esclusione di colpi. Oltre al presidente sono da eleggere due membri che faranno parte dei 30 totali di cui si compone l'organismo regionale. Al momento Colucci e Ricci, aspiranti presidenti, sono certi di entrare nell'ente. Con quale ruolo, di presidente provinciale o semplice consigliere, lo stabilirà l'elezione di lunedì. La casella del terzo membro, in caso di vittoria di Colucci, dovrebbe andare ad un rappresentante del PD di Benevento. Se la spuntasse Ricci, si aprirebbe un derby tra i democratici. Per eleggere il presidente servirà la maggioranza assoluta dei voti, ma l'ente idrico interprovinciale dovrà ogni volta assumere una decisione con i due terzi dell'assemblea. Considerate le premesse, sarà tutt'altro che un organismo di larga intesa.